comunque il problema c'è, però lì si scontrano contro realmente l'impossibilità di mettere dei rilevatori fissi di velocità. Io ho il mio comandante Reggio Emilia che per 4 anni non ha fatto più controlli con l'autovelox, perché a un certo punto dice: siccome ho 2 agenti sotto processo per colpa del cosiddetto, diciamo, la festa, il cosiddetto ministro dei trasporti della Padania, cavolo io di assessore di un paesino del Veneto, che è arrivato a Reggio Emilia, ha fatto la foto dei vigili, li ha denunciati dicendo che erano nascosti dietro, io la mia gloria, però per 2 anni abbiamo avuto 2 agenti poi assolti sotto processo perché avevano... Io sarei per tirarvi a tutti, poi in realtà ho guardato tutte le normative in giro, è una salvaguardia del diritto, io non conosco poi un giurista universale, non so dire quale diritto fondamentale del mondo consiste al fatto che bisogna preavvisare dei controlli a velocità, però è più o meno presente dappertutto. Non mi sto battendo per l'eliminazione del preavviso, per quanto per me è superfluo, perché se c'è un limite tu lo rispetti a quel punto lì, mi sto battendo perché i controlli, l'uso degli strumenti elettronici, di autovelox, eccetera, sia possibile ovunque ci sia un limite di velocità. Aprirla, perché se il limite è corretto ed è stato messo, tu lo rispetti. Se ritieni che non sia corretto, non fai la guerra allo strumento o alla gente che ti ha dato la volta. Al limite contesterai se era corretto mettere 30 all'ora lì o no. Cioè c'erano delle radici, delle ragioni in fondo, perché se no non ne veniamo fuori. Però ti posso testimoniare che è una guerra dura. Io ho alla mia destra e alla mia sinistra, più o meno, parlo proprio di politica, di cultura politica, più o meno, diciamo, soggetti che arrivano alla stessa idea di conclusione: non ne possiamo più di questi comuni, di queste multe, eccetera. Cioè, si va dal libertà. Sì, scusi, nel comune non è che lo può fare solo la polizia municipale questo tipo di controlli. Abbiamo i carabinieri, abbiamo la finanza, abbiamo la stradale, abbiamo la provinciale. Cioè, ma perché allora? A un certo punto il sindaco dice: bene, io non li faccio, ci pensa il comandante della polizia provinciale, ci pensa il comandante della stradale. Cioè, noi a Modena abbiamo messo un velox, hanno messo un velox, scoppiamo, parlo di questo prima dell'estate, casino la bestia, perché metti le mani nelle tasche, vuoi fare un carabinieri, una nuova tasca, una balla, quell'altro, alla fine il sindaco nuovo, il velox non c'è più. Ma il velox l'hanno messo su, l'ok del prefetto, l'ok della stradale, prima, no? Perché volevi seguire tutti questi IPA. Dopodiché non c'erano più. Allora, mettiamoci da torto, io non ce lo metto il fisso, ma il tuo comandante della stradale mi mette una pattuglia. Però, diciamo, dal punto di vista del concetto, io sono d'accordo, che diciamo, non è me che devi convincere. Se c'è un problema a Modena, allora che il comune di Modena se l'ha tirato via, non l'ha messo. Fare i controlli di velocità dentro le città con gli agenti è sempre possibile. Con l'autovelox è sempre possibile, fatto salvo che poi hai problemi che per esempio hanno avuto i vigili, poi mettere gli autovelox fissi, c'è una procedura che è chiaramente stata pensata per evitare che questo avvenga. Quindi io è lì che voglio intervenire, voglio eliminare tutti i vincoli che impediscono o che danno l'alibi, se vuoi usare questo termine, ai comuni o alle cose, di non mettere i controlli di velocità, perché ribadisco, se c'è un limite di velocità lo si rispetta. Ma anche in quello con gli agenti dei grossi problemi, perché se tra il cartello e la pattuglia non ci può essere un'intersezione, se lei è in ambito urbano, cioè... Allora, il fatto che in ambito urbano si possa mettere, si possono fare i controlli di velocità è una delle finalità. Nel testo c'è scritto: usare tutti gli strumenti, sviluppare, favorire l'uso di tutti gli strumenti di controllo elettronico, telematico, per il controllo, per il rispetto delle regole a strada, e più abbiamo aggiunto altre cose. Quindi da questo punto di vista non c'è mezzo dubbio sul testo. Poi dopo, che ci sia un contesto un pochino complicato, sia politico, nel senso parlamentare, il vicepresidente della Camera è arrivato, gli è stato approvato un emendamento che chiede 300 metri dal cartello, in realtà siccome è già così,
non fa gran danno, perché in realtà è già così. Però, per esempio, in città non è che non lo puoi fare perché 300 metri, perché dentro c'è quel problema dell'intersezione. Quella c'è il problema della richiesta del parere al prefetto, ma eliminata, perché il prefetto deve dare un parere su un'autovia, non c'è ragione. Tutte queste cose le abbiamo. Dopodiché, in città, se c'è il 50 all'ora, si fa il 50 all'ora, se c'è il 30 all'ora, che è l'altro punto, che non abbiamo parlato, ma nel testo c'è un passaggio che dice migliorare la sicurezza dell'utente vulnerabile anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità urbani. Scena, discussione in commissione, funzionari del ministero, due funzionari del ministero, uno molto esperto di sicurezza stradale, uno molto esperto di legislazione in generale. Alza le mani quello esperto e dice: onorevole, però se la scrivete così la norma ci costringete a mettere i 30 all'ora in città, ne è consapevole? Sì, è fatta apposta. Dice: ma guardi, 30 all'ora, 30 all'ora, dico sì sì l'abbiamo fatto, perché spiego io appunto come c'è scritto in premessa vogliamo perseguire la sicurezza vulnerabile. Dice: sì, ma scusi onorevole, ma che relazione c'è tra il 30 all'ora e la sicurezza? Momento di panico generale, quello dirigente del ministero che si occupa di sicurezza lo guarda, poi gli dà un calcio sotto il tavolo perché cazzo ha. E dopo prende la parola lui, no, dice in effetti 30 all'ora li dobbiamo introdurre perché serve. Ma in realtà è anche questa qui, non è che vogliamo fare una rivoluzione, è se tu oggi hai una zona 30 in città, devi ribadire il cartello dei 30 all'ora a ogni intersezione, perché siccome la velocità base è il 50, l'abbiamo fatta là, un anno fa, il convegno sui 30 all'ora, quindi non dobbiamo neanche cominciare là. Se tu vai nella zona 30, c'è l'ingresso alla zona 30, c'è il 30 all'ora dentro tutta la zona 30. Comunque, non ci sono più da ribadire i cartelli, vuoi fare i controlli, fai i controlli. L'unica cosa che dice la norma è siano ragionevoli da un lato l'applicazione di queste norme, cioè venga fatta con razza, non mettere i 30 all'ora sulla rampa autostradale passi dai 130 ai 30, se non c'è, perché costruisci lo spazio urbano perché dia un'idea di sicurezza all'automobilista, al pedone, a tutti quanti, perché sennò fai anche lì ciurlando nel manico. Vediamo, arriviamo comunque sul tema dei controlli di velocità. Quelle limitazioni lì le tiriamo via tutte, ribadisco. È una materia un po' complicata perché ci sono alcuni parlamentari che sembrano ossessionati dalla paura di prendere punte. Io non so cosa dire, che me lo vengono a dire da libertario di sinistra proletaria, o che venga a dire il borghese tradizionale. Vogliamo i nomi! Dobbiamo andare a vedere gli emendamenti. Vorremmo chiudere, ringrazio. Chiamo Baldelli nello specifico. Chi ha fatto concentrare l'intervento sull'onorevole. Questione che io però domanda secca e veloce, perché vorremmo chiudere. E sul fondo delle multe che vengono fatte sugli accessi dei bambini, è materia vostra che per distribuire le multe non a livello comunale ma a livello molto più ampio? La domanda nasce dal fatto che spesso